Dopo tante richieste anche a Fano, un consiglio monotematico sulla sanità con il presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli. Sì, era necessario perché la Regione ha approvato il nuovo piano sanitario, ma che di fatto rimane ancora una cornice senza il quadro all'interno, perché si demanda all'atto dirigenziale la composizione, che ad oggi non c'è ancora, e c'è un problema perché poi la dirigenza dice che non può farlo finché non ci sono le linee di indirizzo, e quindi è il gatto che si morde la coda. È necessario per capire quello che sarà il quadro e quello che sarà anche l'organizzazione vera degli stabilimenti ospedalieri, a cominciare da quello del Santa Croce di Fano, anche perché se da quello che leggiamo vediamo che un piano per l'ospedale di Pesaro c'è, di conseguenza deve esserci anche quello di Fano, oppure andiamo ad esclusione quello che non troviamo a Pesaro. C'è un tema che va chiarito. Mentre prima c'era una visione che parlava di integrazione e poi si concludeva con un unico ospedale, qui si parla di due ospedali, ma un ospedale per essere tale deve avere una sua autonomia, deve avere determinati servizi, determinate presenze, e ad oggi non è chiara questa cosa, si rincorrono notizie, alcune volte giustificate anche da questioni di sicurezza, che ovviamente quando si parla di salute si danno davanti a tutto, ma non c'è chiarezza. Qualcuno lamenta poca attenzione nei confronti di Fano, come risponde la Regione Marche? Ma diciamo che c'è una dialettica politica, tanto più per il fatto che in primavera si andrà alle elezioni. I fatti parlano in modo inequivocabile, gli investimenti su Fano, sull'edilizia, sul personale, sulle tecnologie, e poi il piano sociosanitario che dovrà vedere la nuova azienda sanitaria territoriale unica restituire a Fano con il piano aziendale tutti quei servizi che i fanesi rivendicano da tempo. Io credo che nei 3 anni di governo del gabinetto Acquaroli, 2 anni trascorsi con il Covid, il terzo anno lo abbiamo trascorso con la riforma sanitaria, il nuovo piano sociosanitario, il PNRR. Io naturalmente so perfettamente che ci sono delle lacune, soprattutto sul tema delle liste d'attesa, ma nessuno ha fatto miracoli in un anno, cioè non ci viene richiesto di fare ciò che non è stato fatto nei precedenti 25 anni di governo della sinistra. Ecco, i fatti però sono inequivocabili: investimenti sulla sanità, sulle tecnologie, sul personale e sul potenziamento dei servizi. Non vogliamo sottrarci al confronto, alla concertazione, alla comunicazione e anche all'interazione con le istituzioni locali. Riteniamo fondamentale, perché non può esserci una buona riforma se non condivisa. Poi questa da noi è ritenuta assolutamente una riforma che si basa sia sul fabbisogno sia su una riorganizzazione che dà centralità ai territori, e quindi riteniamo che Fano, come tutte le altre realtà importanti e meno importanti della nostra regione, possano, facendo squadra, fare il salto di categoria e soprattutto riuscire anche a ottimizzare le risorse. Quando intendo il salto di categoria intendo chiaramente la capacità di, giocando in squadra, a riuscire a dirimere quelle questioni che diventano centrali anche a causa della scarsità del personale, della difficoltà col tetto al costo del personale e con le altre vicende che noi sappiamo sono purtroppo i limiti che condizionano la nostra sanità.